saluto al popolo di Urban Week che ci segue anche oggi. L'appuntamento come ogni settimana è da Etnapolis per On Stage, questa rubrica che dà la possibilità di promuovere la musica siciliana, musica al 100%, musica buona di ottima qualità. Salve da Cristina Ruffino in questo nostro altro appuntamento, altra band ospiti con noi, i Carbonica, a cui do il benvenuto. Benvenuti ragazzi. Ciao, grazie. Allora, vi siete conosciuti nel 2008? Sì, nel 2008, eravamo in tre. Carbonica, allora, ospiti di On Stage questa settimana, parliamo subito di quella che è la musica che fate. Noi, voi fate sano rock italiano, esatto. È vero? Insomma, le radici sono gli AC/DC, Aerosmith. Quindi hard rock, no? Rock, hard rock. Comunque abbiamo un concetto strano in Italia di hard rock. Come siete nati artisticamente? Nel senso, vi siete incontrati? Ognuno di voi aveva dei progetti? Eh no, già ognuno di noi aveva avuto altre esperienze, altre band. Quindi io suonavo proprio con Enrico, Harry Found, alla batteria, ripeto di nuovo, in un'altra band insieme ad altre persone. Abbiamo deciso un bel momento, insomma, di partire con un nuovo progetto, solo di inediti. E quindi poi è avvenuto comunque questo incontro. Avete tra l'altro realizzato nel 2012 anche un album, no? Che si chiama Live in Studio, mi pare. Quest'album che album è? Perché tra l'altro mi pare che avete avuto anche dei riconoscimenti abbastanza importanti. È andata benino, diciamo. Ecco. Siamo arrivati alla finale dell'Enon. È andata bene, non benino, è andata bene. Siete arrivati alla finale dell'Enon Festival, no? Quindi è andata bene. Sì, considerando che inizialmente eravamo oltre 120 band, ecco. Alla finale eravamo in 12, quindi è andata bene. Abbiamo vinto il Lavica Rock. È sicuramente una bella soddisfazione. Che album è Live in Studio? Live in Studio è un disco di inediti, è rock. Rock puro. Si chiama Live in Studio perché è stato registrato in presa diretta, quindi eccetto sovraincisioni di cori o altre piccolezze, è stato registrato quindi in sala tutti assieme, come si faceva negli anni 60. Che canzoni sono le canzoni di Live in Studio? Come testo parlo, eh? Di cosa parlano? Beh, le tematiche sono, diciamo, le classiche tematiche di molte di quelle band che abbiamo, che ho detto poc'anzi. Quindi c'è un po' di sentimentale, nonostante che non manca mai, non guasta, sì, devo c'è dire. Un po' di protesta. Insomma, è un album che sicuramente ha tutti i temi della vita a 360 gradi, no? Si parla d'amore, si parla di, insomma, un po' di tutto, un album abbastanza vario. Possiamo far vedere, scusate, ecco, possiamo insomma far vedere anche la copertina, che nel frattempo era caduta, la copertina del vostro Live in Studio. Eccola qui. Io volevo ringraziare Carbonica per essere stati con noi. Ricordiamo tra l'altro, cosa molto importante, che comunque tutti i gruppi, tutte le band che partecipano ad On Stage grazie a Etnapolis e Urban Week avranno la possibilità di ricevere un buon clip. Okay. Quindi il primo singolo che uscirà, ecco, dall'album nuovo, ovviamente risparmiate qualcosina, voglio dire, esatto. È un contributo che già, no? È un contributo che diamo per darvi la possibilità veramente di mandarvi avanti, sai, non è tantissimo, però voglio dire, sicuramente è buono, no? Allora, c'è una sorpresa, ragazzi. Insomma, c'è un ospite, no? Che di tanto in tanto viene a trovarci, un ospite di Urban Week. È un artista che di musica sicuramente ne capisce, un DJ, fa la radio da tanti, tanti anni. E l'in bocca al lupo che arriva per questa puntata di On Stage da Roberto Ferrari di Radio DJ, un applauso. Benvenuto Roberto, benvenuto, è sempre un piacere vederti. Ciao, 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 saluto ai ragazzi che ho sentito che viaggiano molto su internet, sul web, che ormai è lì che si fa tutto, no, musicalmente. Ovvio, ormai. Però gli manca Roberto Ferrari TV, la mia applicazione, voi dovreste venire anche da me. No, complimenti, complimenti veramente. Senti, io ovviamente, come è successo già nell'altra puntata, ero casualmente qui a fare la spesa, perché da Buccinasco, vicino a Milano, è comodo venire qua a fare la spesa al supermercato. Poi dopo è un problema riportare i surgelati a Milano senza che si scongelino, però vabbè, poi quello è un problema che risolvo. Va bene, quindi comunque noi ti ritroveremo sicuramente spesso, perché tu sei un cliente di Etnapolis, quindi vieni a fare la spesa, qui compri veramente di tutto perché qui conviene in Sicilia, no? Assolutamente, potrei andare ad Assago, che è 1,5 km, ma vengo qua una volta alla settimana a fare la spesa per comodità. Poi perché ci sei tu soprattutto. Grazie, grazie, molto gentile. Ovviamente ascoltiamo tutti Roberto Ferrari perché non se lo perde nessuno. Grazie per essere stato con noi anche in questa puntata di On Stage, puntata che termina qui. Però c'è ovviamente
l'esibizione dei Carbonica da ascoltare. Allora ragazzi, possiamo sapere che cosa ci fate ascoltare dall'album? E quindi Sì Dai. Sì Dai, Carbonica on stage, noi ci rivediamo ovviamente la prossima settimana. Da Cristina Ruffino e Roberto Ferrari è tutto. E mi raccomando, digitate Carbonica su Google che escono loro, eh. Solo noi. Solo loro. Grazie, alla prossima, grazie, ciao. Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile. And again. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Marcel Proust. Affidati a chi di una passione ne ha fatto un mestiere. Racconti di Viaggio offre soluzioni per qualsiasi esigenza. Proposte creative, flessibili e trasparenti, sempre attenti ai bisogni di chi sceglie di viaggiare con noi. Animatore turistico? Vuoi entrare a far parte del divertimento con la EPDS Animazione? Contattaci! Passione, l'impegno, la disciplina, il benessere, tutto ciò che ti serve, tutto ciò che vuoi. CUS Catania, lo sport nella tua città. Basket, bodybuilding, box, canoa, tango, centro benessere e tanto altro ti aspettano. Non sia mai stato sincero.